Alla fine sarà 0-0, ma gli ingredienti per una partita vera, attesa e vibrante ci sono stati tutti. La gara la fa il Giulianova, la porta la cercano loro, ma il Lanciano sarà prima fortunato e poi bravo a non farsi sorprendere dalla veemenza e dalla bella e determinata gara dai padroni di casa. Ma grazie a Maria Carannante andiamo a vedere gli highlights di questa gara. Al primo minuto Traini, seppur decentrato rispetto alla porta, prova la conclusione, bravo Elezai a chiudergli lo specchio. 14esimo, bel lavoro di Persiani per Buonavoglia che calcia però abbastanza alto. Rossoneri che sembrano prendere le misure ai padroni di casa che vengono limitati fino però a riprendere le redini del gioco oltre la mezz'ora. Francesco Di Paolo riceve da Traini, lo stop è perfetto, l'anticipo di Scipioni è salvifico. Al 42esimo un'entrata proibitiva di De Marco sui piedi di Persiani che induce Ennio Gallo a concedere la massima punizione al Giulianova dagli 11 metri. Buonavoglia calcia malissimo, agevolando il controllo di Elezai che sventa. Prima frazione di tempo che si chiude con una buona dose di nervosismo che rallenta le operazioni di rientro negli spogliatoi. Ripresa che si apre dopo 25 secondi. Bocchio in becca Izeni che fa partire il destro radente, ma poteva calibrare meglio il centrocampista rossonero. Poi è il Giulianova che per 20 minuti mette a dura prova, ma in realtà saggia le straordinarie capacità di Elezai. Al terzo l'estremo rossonero smanaccia su Giglio e 3 minuti dopo è strepitoso su Persiani. Minuto 8, azione arrembante al termine della quale il legno traverso a dire no a Buonavoglia. Ci prova anche Francesco Di Paolo al quarto d'ora, ma è ancora un no dal colpo di reni del numero 1. Il Lanciano supera il forcing giallorosso e si fa vedere al 16esimo con De Marchi, sul cui tiro si accartoccia Boccanera, al 28esimo quando Rey approfitta di un fallato rinvio per poi incrociare pericolosamente a fil di palo. 0-0 al termine dopo 5 minuti di recupero nel dopogara, nervi tesi e rosso per Elezai, al quale viene combinato il rosso dall'arbitro di Bologna. Oggi si può dire sicuramente Giulianova bello, determinato, carico, che ha fatto anche fatica a non cadere nel tranello del livello agonistico e nervoso molto alto. Peccato per il calcio di rigore, peccato per la traversa, un solo appunto e non riesce a fare gol questo Giulianova, però ripetiamo, Giulianova comunque in palla che ha fatto la partita dal primo all'80esimo. Fino a quando non sei stancato? Io purtroppo vi dico con molta sincerità che vedo la partita al di là, pure anche se nel calcio è importante vincere, al di là di tutto vedo pure la prestazione, vedo l'atteggiamento, vedo come accorcia la squadra con quale intensità. Io sono veramente contento, cioè, ho visto una squadra non bella, qualcosa di più. Tutti ho fatto fatica a fare i cambi perché veramente si stava su quasi sulla perfezione. Sono veramente contento della reazione loro, ma di quello che stanno facendo. Cioè, noi qua abbiamo ragazzi che un anno fa, due anni fa addirittura facevano i giovanissimi, non hanno fatto neanche il campionato allievi per il Covid, con una maturità, il 2004 con una maturità da giocatori adulti. Cioè, noi abbiamo creato uno spogliatoio e una situazione qua a Giulianova che neanche se uno ci pensa notte e giorno riesce a fare una cosa del genere. Sono contento per quello che mi stanno dando e quello che stanno facendo. Il calcio di rigore? Ma il calcio di rigore ha sbagliato Buonavoglia, diciamo. Sì, a tutti noi si sbaglia, dispiace, perché dispiace lui il primo e il secondo tempo Kevin non riuscivamo a consolarlo per come la senta, perché Kevin e Buonavoglia è uno di quelli che sente più la partita, ma soprattutto è attaccato a questa maglia. Quindi mi dispiace per lui, perché so che ci teneva, ma io sono veramente contento per quello che ho visto. Allora, pare che Lanciano si esalti con le squadre importanti, perché siete riusciti con l'Avezzano, adesso con il Giulianova, una partita a cui tenevate molto a quanto pare.
No, come no, io credo che la nostra squadra è una bella squadra, una squadra esperiente. Purtroppo l'ultima partita abbiamo commesso degli errori e abbiamo pagato, quello è. Per noi ogni partita è una finale adesso perché vogliamo arrivare ai playoff e purtroppo è andato male l'ultima partita. Abbiamo, quando sono arrivato contro San Buscetto, abbiamo fatto una bella partita, purtroppo in finale abbiamo preso il pareggio. Dopo siamo andati contro Avezzano, abbiamo fatto una bellissima partita là, grazie a Dio abbiamo conquistato i 3 punti. E niente, veniamo qua, un bel ambiente, una bella Chi è più forte fra Avezzano e Giulianova? Guarda, sono due squadre forti, e io credo che quelli che sbagliano di meno vince il campionato. Era una domanda provocatoria. Sì, no, Elezzai, bravissimo, peccato che alla fine poi però abbia esagerato ed è stato espulso. No, io credo che è un grandissimo portiere, tanto che la sua carriera che ha fatto pure il settore giovanile in Serie A, però è normale, purtroppo è successo questa situazione, abbiamo parlato già con i ragazzi. Ma niente, adesso dobbiamo pensare già alla prossima partita perché purtroppo abbiamo sempre la settimana piena, giochiamo domenica, mercoledì, adesso non possiamo più pensare a Giulianova, quello che è passato, dobbiamo pensare già alla prossima partita.